Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco FeDQ+. A cosa serve? FeDQ+ ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. È commercializzato in Italia dall'azienda Recordati Rare Diseases Italia. Informazioni commerciali. Titolare: Recordati Rare Diseases Italia. Concessionario: Recordati Rare Diseases Italia. Categoria di appartenenza: alimenti dietetici destinati a fini medici speciali. Forma farmaceutica: polvere. Confezioni: FeDQ+ polvere orale 40 bustine monodose da 25 g cada una. Indicazioni: indicato per la gestione dietetica dei bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni affetti da fenilchetonuria e barra o iperfenilalaninemia conclamata. Modalità d'uso: il dosaggio dovrà essere stabilito secondo prescrizione medica tenendo in considerazione l'età, il peso del paziente e la sua tollerabilità alla fenilalanina. La dose di FeDQ+ deve essere monitorata e regolarmente adattata dal medico. La quantità giornaliera di FeDQ+ deve essere ripartita in 3-5 porzioni singole e deve essere assunta insieme ad altri alimenti raccomandati dal medico in quantità calcolate. Mescolare il contenuto di una bustina, 25 g, di FeDQ+ in 150 ml di acqua potabile fredda e agitare bene. Assumere il preparato preferibilmente freddo per migliorare il sapore. Eliminare immediatamente la quantità di prodotto preparata e non utilizzata. Gli aminoacidi e gli acidi grassi presenti nel prodotto sono di origine vegetale. Tavola di preparazione: acqua, FeDQ+. Contenuto proteico: mg/n a bustine. Equivalente proteico: g 150 25 1 7,8 350 2 15,6. Diluizione standard: 25 g di FeDQ+ 1 bustina più 150 ml di acqua uguale 160 ml di formula priva di fenilalanina. Avvertenze: FeDQ+ non è idoneo ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento. FeDQ+ deve essere utilizzato sotto controllo medico. FeDQ+ non deve essere somministrato per via parenterale. Si raccomanda un'accurata spazzolatura e igiene dentale, soprattutto prima di coricarsi. FeDQ+ è stato confezionato in atmosfera protetta. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Componenti e ingredienti: maltodestrina, oli vegetali, olio di colza, olio di mais, olio di palma, olio di girasole, aromi naturali di arancia e limone, lattosio, L-lisina, L-aspartato, L-glutammina, L-glutammato di potassio, L-leucina, L-prolina, L-arginina, L-aspartato, L-tirosina, L-serina, L-valina, L-isoleucina, L-treonina, fosfato tricalcico 1,88 g, L-lisina, L-glutammato, acidificante acido citrico, L-alanina, glicina, fosfato bicalcico 1,0 g, colina, emulsionante 472 c, L-cistina, L-istidina, L-triptofano, sodio cloruro 0,71 g, L-metionina, magnesio idrossicarbonato 0,60 g, edulcorante acesulfame K, vitamine, acetato di retinile, colecalciferolo, acetato di DL-alfa tocoferile, fitomenadione, acido L-scorbico, mononitrato di tiamina, riboflavina, nicotinamide, cloridrato di piridossina, acido folico, cianocobalamina, dipantotenato, calcio, dibiotina, insitolo, emulsionante lecitina di soia, L-carnitina, aroma: vanillina, taurina, solfato ferroso 43,7 mg, solfato di zinco 25,6 mg, potassio cloruro 18,0 mg, solfato di manganese 6,7 mg, antiossidanti palmitato di ascorbile ed estratto ricco in tocoferolo, solfato di rame 2,7 mg, colorante 160A, fluoruro di sodio 0,41 mg, molibdato di sodio 0,21 mg, ioduro di potassio 0,20 mg, tricloruro di cromo 0,16 mg, selenite di sodio 0,12 mg. Analisi media: informazione nutrizionale per 100 g, energia K lunga barra Pcal 1735, 412, grassi g 13,1, di cui acidi grassi saturi g 2,7, acidi grassi monoinsaturi g 5,3, acidi grassi polinsaturi g 5,1, carboidrati g 41,1, di cui
zuccheri G4,6, proteine G31,1, sale G0,7, vitamine, acetato di retinile MGR 542, colecalciferolo MG 9,3, acetato di ditocoferolo MGI più meno, T7,3, fitumenadione, MG34, acido L-scorbico, MG84, tiamina, MG1, riboflavina, MG1,4, niacina, MGEN 14, piridossina cloridrato, MG0,93, acido pteroil monoglutammico, MG155, cianocobalamina, MG1,9, biotina, MG31,1, dipantotenato di calcio, MG8,3, minerali, potassio, MG628, cloruro, MG438, calcio, MG1033, fosforo, MG610, magnesio, MG151, ferro, MG14, zinco, MG9,3, rame, MG1100, manganese, MG2,2, fluoruro, MG0,187, selenio, MG37, cromo, MG31, molibdeno, MG84, iodio, MG155, sodio, MG278, aminoacidi, G37,32, L-alanina, G1,7, L-arginina, G1,4, acido L-aspartico, G3,0, L-cistina, G1,0, acido L-glutammico, G3,1, L-glutammina, G3,8, glicina, G1,3, L-istidina, G1,0, L-isoleucina, G2,0 L-leucina, G3,2 L-lisina, G2,9 L-metionina, G0,7 L-prolina, G2,8 L-serina, G2,2 L-treonina, G1,9 L-triptofano, G0,8 L-tirosina, G2,5 L-valina, G2,1 altri, lattosio, G2,25 maltodestrina, G38,8 acido linoleico, G4 acido I più meno linolenico, G0,6 L-carnitina, MG78 colina, MG404 inositolo, MG140 taurina, MG78 conversione, 1 G proteina uguale 1,2 G aminoacidi uguale 17 K lunga uguale 4 Cal. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo, Parafarmaco Esaminato.